potete vedere voi chi c'è in giro. Un disastro totale. Che cosa significa per voi e il vostro lavoro? Cosa devo dire? Non so se riusciremo a pagare l'affitto, le tasse, non sappiamo niente. Si parla di indennizzi verso i commercianti, vi convince questa cosa? Io penso proprio di no, perché non hanno i soldi da dare, sicuramente. Lo fanno solo, ci fanno tenere aperto solo per non pagare. Al di là delle 18, com'è la situazione durante il giorno, vista un po' la situazione generale? La gente ha paura anche di entrare. Ti chiede se può entrare. Tanti, in tanti. Forse è stato un documento un po' troppo generalizzato come locale. Secondo me sì, assolutamente. Secondo me andavano presi due pesi, due misure. Cioè Milano e Milano, Chiavari è una realtà diversa. Chiavari a novembre, cosa cambia che mi fai chiudere alle 6 piuttosto che alle 20? Sì, cioè non cambia assolutamente nulla, ecco. Sono le 18, abbiamo visto togliere i tavoli, le lavagne, con quali sentimenti? Beh, è un peccato perché adesso si ricominciava a lavorare un po', c'era sta ripresa qua, però io se durasse anche così per un mese e poi si riprende la normalità sarebbe da metterci quasi la firma. È che c'è un po' la paura che non... chiaramente il lavoro perdi, noi lavoriamo tanto con l'aperitivo, perdi un 30-40%, però meglio che niente. Tra le altre persone che fanno il suo lavoro qui in Carugio, comunque nel centro di Chiavari, come sono i sentimenti? C'è paura anche? Più che altro c'è la paura di andare poi verso una chiusura, no? Adesso si va poi verso Natale, sarebbe veramente un dramma, secondo giro, speriamo bene. No?